Nostra figlia vive attraverso gli altri. Mariuccia e Franco hanno perso Annalisa per un aneurisma cerebrale nel 2001. Aveva soltanto 34 anni, voleva donare gli organi e i genitori hanno detto sì, se tornassimo indietro lo rifaremmo. Ai domiciliari con una pistola, arrestato in manette, è finito un 29enne albanese che in casa aveva l'arma e 30 proiettili, oltre a un ingente quantitativo di denaro. Era già stato condannato per reati in materia di stupefacenti. Galletti innamorato di Piazza Cavalli, il ministro ha inaugurato a Palazzo Galli la mostra dedicata alla Piazza Piacentina. Sono onorato perché ci sono comunità che investono ancora sul nostro paese. Busta gigante sul corso per le volpi, curioso flash mob nell'affollatissimo corso Vittorio Emanuele. È stato chiesto ai cittadini di mettere nella gigantesca busta le 11.600 firme raccolte contro il piano di contenimento di 200 volpi. Calcio, Pro e Piace vincono, il Pro batte Gubbio, 7 punti nelle ultime 3 giornate, seconda vittima illustre che cade nella rete del Pro Piacenza nel giro di 8 giorni. Vince anche il Piacenza contro Fidenza.